C'è ancora qualcuno, no? Allora, Mauro, questa tua prima esperienza sul palco, bene così? Com'è andata? Mi sembra bene, no? Tanti ricordi, tante belle cose da raccontare. Assolutamente sì, cioè molto molto bello pensare al tempo che fu, più o meno recente, e di conseguenza. Beh, è uno spettacolo qui, spettacolo veramente, complimenti ragazzi. E di conseguenza volevo dire che, cioè, per i più giovani deve essere essere qua stasera. Angelo, l'ultima battuta per te, per una serata che continua comunque, perché qua si balla, si canta e si festeggiano ancora questi 100 anni. Tutti a breve, tutti a breve. Ma che dire, sono ritornato veramente, sono ritornato bambino e ho passato una mezz'ora, mi sono svegliato trovandomi adulto. Veramente ho iniziato a seguire il Palma da bambino, dal 68, e stasera ho rivissuto tutti quegli anni grazie ai presidenti e giocatori che hanno fatto la storia di questo Palma. Per cui veramente un grazie di cuore ai qua presenti e un grazie di cuore comunque anche a chi da domani inizierà a lavorare. Vi faccio un grosso in bocca al lupo. Tanti auguri per il lavoro che vanno ad affrontare per la prossima stagione. Un grazie alla dirigenza del Palma FC attuale, perché secondo me nell'anno del centenario ci hanno fatto un regalo veramente da non sottovalutare. Antonio Cassano, detto così, Antonio Cassano con la maglia del Parma. Chi avrebbe detto? Nessuno. Per cui grazie ancora a Gherardi, Leonardo e tutti quelli che l'hanno portato a Parma. Grazie ancora a voi di essere qua e un arrivederci l'anno prossimo. Vi ricordo che in futuro ci saranno altre iniziative legate al discorso del centenario, per cui vi aspettiamo nelle prossime iniziative. E per chiudere, veramente stiamo vicini al Parma, perché il Parma è la squadra della nostra città e la squadra che portiamo nel cuore da sempre. E noi ringraziamo ancora con un applauso fortissimo Boys, Centro Coordinamento Parma Club, che hanno realizzato questa serata, che hanno organizzato, che hanno dato l'anima per questo bellissimo tuffo nei ricordi del centenario del Parma. Ringraziamo tutti gli intervenuti, giocatori, presidenti, grazie per quello che avete fatto per il Parma Calcio e per essere stati qui stasera. Grazie a Radio Bruno, sempre molto bene rappresentata da Robby Melotti, giusto? Me lo ricordavo a memoria, molto bene. Qui si balla, ragazzi, e soprattutto non dimentichiamoci, numerosi allo stadio a tifare Parma, questo è l'anno del centenario. Parma, buon compleanno!